Serve un passaggio? Vuoi viaggiare in compagnia? Con Kegiro ti sposti facilmente quando, dove e con chi vuoi, condividendo le spese dei tuoi viaggi in auto. Crea il tuo profilo e inizia subito a cercare nuovi amici nella tua zona. Pubblica il tuo annuncio sulla bacheca o cercane uno tra quelli già presenti. Monta in macchina e risparmia. Vienici a trovare su www.kegiro.com. Viaggia smart. Scegli Kegiro. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Diversamente da come avevo annunciato ieri, questa mattina farò una breve diretta, un punto di vista mio, perché è necessario dopo gli avvenimenti, gli accadimenti di ieri. Ecco, già tutti sapete che è stato arrestato Matteo Messina Denaro, ieri mattina presto verso le ore 9 abbiamo dato la diretta, la notizia in diretta con Franco Fracassi, però c'è da fare, da puntualizzare qualcosa, appunto voglio parlarne dopo i 9 minuti di brevi dal Medio Oriente. Ne approfitto anche per mandare il notiziario di Gabriella per il nostro canale Becciolini Network e Rete Informazioni Europee dal Medio Oriente, il notiziario. Quindi ci sentiamo tra circa 9 minuti, intanto condividete questa diretta e non avrò la possibilità di far intervenire il pubblico perché sentirete un rumore di pioggia che batte sui vetri, sono in autostrada, va bene? Quindi 9 minuti e ci troviamo qua. Serve un passaggio? Vuoi viaggiare in compagnia? Con Kegiro ti sposti facilmente quando, dove e con chi vuoi, condividendo le spese dei tuoi viaggi in auto. Crea il tuo profilo e inizia subito a cercare nuovi amici nella tua zona. Pubblica il tuo annuncio sulla bacheca o cercane uno tra quelli già presenti. Monta in macchina e risparmia. Vienici a trovare su www.kegiro.com. Viaggia smart. Scegli Kegiro. Notiziario del Medio Oriente del 17 gennaio per Becciolini Network e Rete Informazione Europea. Una parola, un link. Tutte le informazioni sulla pagina web. Nel campo di Daesh, i soldati israeliani ieri hanno arrestato una volontaria italiana, Stefania Costantini. La donna è stata portata via a spalle dai militari e rimpatriata in giornata. Sono stati uccisi dalle IOF 12 palestinesi. Secondo Bethlehem, nel 2022 l'occupazione ha ucciso il più alto numero di palestinesi dal 2004, 55 giornalisti dal 2000. Quando finirà il colonialismo? Lo scorso anno ha dimostrato che l'impunità di Tel Aviv sulla scena internazionale non conosce limiti. Lanciata la chiamata per la settimana dell'apartheid israeliano del 2023, dal 13 al 27 marzo. Anche Ben Shvir è entrato ad Al-Aqsa. Perché è considerata una provocazione? Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, perché è una violazione del diritto internazionale, delle risoluzioni delle Nazioni Unite, della situazione storica e legale esistente ad Al-Quds e nei luoghi sacri e di tutte le norme internazionali pertinenti. L'occupazione ha impedito la chiamata alla preghiera nella moschea di Ibrahimi 613 volte nel 2022. L'occupazione ha confiscato 39 milioni di dollari dalle entrate fiscali raccolte a nome dell'ANP. Tel Aviv ha approvato le sanzioni anche per il successo ottenuto dall'ANP all'ONU. Nasce un partito ebreo e arabo. Burg, che anni fa ha annunciato di non essere più sionista, è suo leader, insieme al palestinese Faisal Azaiza. Itamar Ben-Gvir mette al bando la bandiera palestinese, mentre Amnesty condanna il divieto ed ebrei contro l'occupazione bruciano la bandiera israeliana. Il governo israeliano ha revocato il permesso di viaggio al ministro degli esteri palestinese e ha in programma la consegna ai coloni di terre ed edifici in Cisgiordania. 13.000 gerusalemitani rischiano il trasferimento forzato. Ben-Gvir sta preparando una guerra santa per sottomettere una volta per tutte l'opposizione musulmana e dare il colpo di grazia a ciò che resta dell'autorità palestinese.
Per ora esclusivamente l'occupazione determina chi entra ad Al-Aqsa, ma Bengvir vuole distruggere il luogo sacro musulmano e riedificare un tempio ebraico. I mediati hanno rinviato l'imminente visita di Netanyahu. Il deputato israeliano Mildwisky afferma di preferire assassini ebrei ad assassini arabi e che devono essere usati contro i palestinesi pena di morte e ritorsione contro le famiglie. La legge israeliana, pensata per escludere gli arabi da certe comunità, adesso è usata contro gli ebrei. L'occupazione ha arrestato dei membri di Natura e Carta per la loro solidarietà con gli abitanti di Jenin. Un gruppo per i diritti chiede un'azione internazionale contro le colonie israeliane. L'Unione Europea riafferma l'obiezione all'espansione delle colonie e alla demolizione delle case palestinesi. Anche Papa Francesco chiede che lo status legale storico di Gerusalemme venga preservato. Secondo Papè, ci sono tre formazioni sociopolitiche dietro il governo neosionista dell'occupazione. Della prima fanno parte gli ebrei ultraortodossi, con l'eccezione dei Neturei Carta, fedeli al loro tradizionale antisionismo. Della seconda gli ebrei nazional-religiosi, della terza il Likud, ebrei laici che aderiscono anche alle tradizionali pratiche ebraiche. Si tratta di uno spietato progetto di colonialismo d'insediamento che non è riuscito finora a trionfare solo per la resistenza e resilienza palestinesi. Halkin, sionista convinto, ammette che il progetto è fallito. L'intero scopo del sionismo era quello di svezzare il popolo ebraico dalla religione e produrre una democrazia laica. Ora il razzismo domina la cultura politica israeliana. La strategia del regime è un misto di negoziazione e omicidi. L'ala armata della Jihad islamica, che ha stretti legami con l'Iran, sta lavorando 24 ore su 24 per sostenere il fenomeno della resistenza armata in Cisgiordania. C'è incertezza su ciò che succederà il prossimo anno. Esistono bande armate nella Palestina storica senza religione o principi, se non quello di cercare denaro. La corruzione sta divorando il corpo dei militari. E le forze della resistenza acquistano dalle bande israeliane. Le donne ucraine che chiedono aiuto a Tel Aviv non trovano rifugio, ma dagli israeliani sono stuprate, abusate, sfruttate. Prigionieri. Le IOF hanno arrestato 170 palestinesi dall'inizio dell'anno. Bengvir ha visitato la prigione di Nafa per assicurarsi che non siano stati apportati miglioramenti. Oltre 140 organizzazioni di 25 paesi aderiscono alla settimana d'azione per liberare Ahmed Sadat e tutti i prigionieri palestinesi. Geopolitica. Mentre i palestinesi chiedono ai paesi e alle istituzioni mondiali di boicottare il nuovo governo israeliano, ecco come l'Unione Europea costruisce l'impunità dell'occupazione. Chiede una compensazione finanziaria per le strutture distrutte e il popolo palestinese che viene espulso nemmeno esiste nella sua agenda. E cosa aspettarsi dal vecchio continente dove la Gran Bretagna ha perseguito con entusiasmo sia la spartizione dell'Irlanda nel 1921 che la spartizione della Palestina nel 1948? Secondo il Cremlino, gli organi prelevati dall'Ucraina finiscono a Tel Aviv, fatti già documentati nel 2014 durante il conflitto civile nel Donbass. Secondo l'IFOR è il continente africano oggi il più colpito dai ricorrenti conflitti armati. A Kabul ancora un attentato kamikaze attribuibile all'ISIL. In Iran le idee di cambiamento dei riformisti si agitano e il dibattito è acceso all'interno della maggioranza dei conservatori. Il Brasile ha licenziato il proprio ambasciatore a Tel Aviv. L'Australia non riconosce Gerusalemme capitale israeliana. Il Piemonte è più realista del re, sì. Il lancio pubblico del Tribunale Internazionale dei Popoli sull'imperialismo USA avrà luogo il 28 gennaio a New York. Cultura. Lo sapevate che le notizie mainstream che vengono diffuse in tutto il mondo provengono da tre agenzie di stampa? Associated Press, Agence France Presse e Agenzia Reuters. Secondo Richard Falk, la pretesa di Netanyahu della supremazia esclusiva su tutta la terra promessa sfida il diritto internazionale. Lo spirito palestinese di resistenza e di lotta è stato sostenuto da una profonda cultura. Ed emerge il reale carattere utopico del progetto sionista.
I miti biblici che giustificano la conquista della Palestina appartengono alla pattumiera della storia. Sionisti liberali come Grossman devono riconoscere la loro ideologia e ammettere che la deriva politica verso destra è dovuta al sionismo e non a dispetto di esso. Ed ora siamo di fronte a una faglia, una frattura, che spingerà i grandi numeri a voltare completamente le spalle all'identità ebraica. Gli Emirati hanno deciso di insegnare l'Olocausto nelle scuole secondarie e Tel Aviv ne ha elogiato l'operato. Al direttore di Human Rights Watch invece è stato negato un posto di ricercatore ad Harvard. Forse la definizione dell'entità israeliana quale regime di apartheid ha infastidito molto i sionisti. Un'etichetta senza scopo di lucro, con sede in Belgio, sta lavorando con designer palestinesi per creare prodotti che raccontino storie e resistano all'occupazione attraverso l'artigianato. Odissea, metafora del diritto al ritorno. È uno spettacolo teatrale andato in scena a Gaza City. Guarda il video. Prossimi eventi. 21 gennaio, presentazione della rivista Arab Pop a Trieste. 22 gennaio, Tantura. Diretto dal regista israeliano Alon Schwartz, alle 18, online. Puoi andare in Palestina con l'associazione Ponti e non Muri dal 5 al 12 aprile. Iscriviti. Avete ascoltato il notiziario del Medio Oriente del 17 gennaio per Beciolini Network e Rete Informazione Europea. Da Gabriella, buona settimana a tutte e a tutti. Ecco, grazie a Gabriella che ci ha dato le notizie dal Medio Oriente settimanali, sono molto molto preziose. Vi ricordo che potrete anche riascoltarle qui come podcast o andando sul sito, anzi sul sito internet c'è anche la pagina dedicata alle notizie del Medio Oriente, c'è il testo e anche il link al canale YouTube Beciolini Network dove c'è il video delle notizie dal Medio Oriente. Però iniziamo adesso a parlare su quello che vi ho annunciato all'inizio. Innanzitutto, ripeto, non era prevista questa diretta, non è possibile intervenire perché sono in viaggio, non sono in studio, però questa mattina ho deciso di parlare di quello che è accaduto ieri, dell'arresto di Matteo Messina Denaro, il boss che da 30 anni era latitante, ma ne voglio parlare in un modo un po' diverso da quello che ho sentito in queste ultime ore, però non ho ascoltato molto, poi vi spiego perché. Diciamo che questo mio breve intervento si può intitolare A pensar male si fa peccato, ma di solito ci si azzecca sempre, come diceva il buon Andreotti. Allora, il 16 gennaio, cioè ieri, dopo circa 30 anni di latitanza, Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del ROS, Reparto Operativo Speciale, mentre si trovava presso la clinica privata, la Maddalena, a Palermo, nel quartiere San Lorenzo. Quindi era a fare una visita privata perché è malato di tumore all'intestino. Allora, data strana, o perlomeno alquanto singolare. Perché? Perché Salvatore Riina, detto Totò Riina, fu arrestato a Palermo il 15 gennaio 1993. 15 gennaio 1993. Ieri, 16, per poche ore, hanno arrestato Matteo Messina Denaro. Ecco, le stesse date e la stessa ricorrenza delle tre decadi 1993-2023. Qualcuno mi dirà, ma cosa stai dicendo? Adesso stai studiando la Cabala? No, è una curiosità, ecco, tutto qua. È assolutamente un caso, ci mancherebbe, però è un curioso caso, un po' come esattamente curioso il caso di altre decadi importanti, 1962-1992. Ecco, ricordo che nel 1962 ci fu l'omicidio, incidente aereo di Enrico Mattei, il presidente, ricordate, dell'ENI, quello che voleva l'indipendenza energetica dell'Italia. Ecco, morì per un misterioso incidente aereo sulle colline, se non sbaglio, del nord Italia, se non sbaglio sempre il 28 di ottobre. Ecco, quindi tre decade, poi il 1992, 30 anni dopo, la svendita del patrimonio pubblico italiano. Vi ricordate l'incontro
1-2 giugno 1992, a pochi giorni prima dell'omicidio, la strage di Falcone e Borsellino, si trovarono sul Britannia capi di Stato, capi di industria, politici, banchieri, economisti, per discutere che cosa? La svendita del patrimonio pubblico. Quindi le tre decadi, è singolare, ma niente di che, non preoccupatevi, ma il caso non esiste. Cioè è un caso, sì, è un caso, però il caso non esiste. Allora, io ieri ho deciso di non ascoltare, ma solo leggere, diciamo, i primi notiziari che arrivavano per l'arresto, ma non ho voluto ascoltare né le trasmissioni radiofoniche né tantomeno quelle su YouTube, perché di solito quando c'è una cosa del genere la fanno passare come gli eroi, siamo, l'Italia ha vinto una battaglia, ha vinto la guerra contro la mafia, ecco, tanta retorica anche da parte purtroppo di molti canali anche conosciuti che si buttano a pesce per il caso del giorno, cioè l'arresto di Matteo Messina Denaro, che molti auspicavano e io per primo. Però io credo che bisogna non fare queste full immersion, e bisogna un attimino stare più lucidi e dopo 24-48 ore magari andare a leggere o a vedere degli approfondimenti seri. Io ieri sera per errore ho ascoltato un quarto d'ora di scempiaggini televisive, cose che non hanno né capo né coda. Allora, io vi invito, perché l'ho fatto io stamattina, a chiedervi alcune cose. Una banale, però semplicissima: Matteo Messina Denaro in questi ultimi anni di latitanza, o in tutti i 30 anni, ha vissuto sempre in Sicilia? Punto di domanda, in Sicilia, non dico nel continente europeo, in Sicilia? Se sì, come mai? E com'è possibile che con tutte le tecnologie odierne, no, nessuno ha scoperto prima i suoi spostamenti? Perché comunque, ragazzi, è tutto intercettato, anche veramente anche il cellulare di infima generazione è intercettato, quindi a Palermo non è una megalopoli, quindi avrà avuto probabilmente delle coperture. Ma soprattutto bisogna chiedersi qual era il messaggio di Salvatore Baiardo, uomo di fiducia del boss, che nel novembre scorso, 3 mesi fa, nel programma sulla 7 Fantasmi di Mafia, condotto da Giletti, disse testuali parole: l'unica speranza dei Graviano è che venga abrogato l'ergastolo ostativo. E inviava anche un messaggio al nuovo governo con la frase: che arrivi un regalino, che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso. E per ultimo, sulla trattativa Stato-mafia, che non era mai finita. Ok? Ora, andiamo avanti. Allora, questo è per far capire un po' quello che accadrà nei prossimi giorni, no? La Meloni che è contenta, che gli telefonano i capi di Stato, si congratulano, siete degli eroi, tante belle cose, ma il succo è un altro, che molte volte questi arresti eccellenti dovuti sono clamorosi proprio perché ci sono degli accordi preventivi. Ora, analizziamo invece il giorno, che cosa è successo ieri. Quindi ci siamo fatti 3 domande, ma dobbiamo porci anche un'altra, quarta domanda, importantissima: perché ora? Perché proprio ora che il governo deve affrontare i primi attriti con Bruxelles su alcune tematiche che adesso dirò importantissime, c'è questo arresto eccellente di Matteo Messina Denaro, il capo della mafia. Poi, tra l'altro, a chi passerà il bastone? Allora, quali sono questo attrito che deve essere risolto? La polemica sulla direttiva europea per le classi energetiche degli immobili, vi ricordate che è stata
spostata al 9 febbraio perché il 23 marzo l'Europa deve decidere. E voi dite, ma cosa c'entra con Matteo Messina Denaro? Aspettate ragazzi, aspettate, aspettate, poi ne parliamo. E poi la grande trattativa sul MES, perché proprio ieri, dopo poche ore dall'arresto di Matteo Messina Denaro, il governo ha detto che si è sbloccato la trattativa su il MES, che praticamente cosa succederà? Succederà che la Meloni ha fatto marcia indietro, quindi ha fatto marcia indietro e perciò anche noi andremo a ratificare il meccanismo europeo di stabilità. Ecco, Giorgetti ha già rassicurato Bruxelles e l'esecutivo si riunirà, penso già stamattina, e in 30 giorni ratificherà il MES. Ok? Allora, è strano, anomalo, che proprio ieri, dopo poche ore, sia arrivata questa notizia negativa, devastante per l'Italia, perché ratificare il MES vuol dire che un governo, o questo o il prossimo, vista la crisi economica in cui noi siamo da anni, può chiedere l'aiuto dal meccanismo europeo salva stati, che è composto da tre organi importanti: la Commissione europea, la Banca centrale europea e dal terzo organo, che è il Fondo monetario internazionale. Una volta che uno stato, come è successo per la Grecia, chiede gli aiuti, ecco una cosa importante: noi abbiamo versato per il 18% degli 800 miliardi, quindi abbiamo versato proprio una cifra molto importantissima, molto importante. Quando chiede lo Stato lo aiuto, viene in pratica commissariato dalla Troica. Cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto arrivano dai commissari da Bruxelles, entrano nei palazzi governativi e controllano che il governo attui tutti quei dispositivi per garantire la restituzione del debito, quindi licenziamenti nella pubblica amministrazione, riduzione dei salari, soprattutto anche riduzione delle pensioni e tante forme di coercizione che in pratica sanciscono la cessione di sovranità da parte del popolo italiano. Quindi non siamo più padroni a casa nostra, non andremo neanche più a eleggere nessuno. La Meloni cosa ha detto? Perché manco sapeva che il MES o che cos'era sicuramente, ha detto: noi non chiederemo mai l'aiuto del MES. Meloni, prima lo ratifichi e poi casomai chiedi aiuto. Non la che, e anche adesso dirà: ma noi lo ratificheremo perché siamo l'unico paese, ma aveva detto la bugia che nessun altro paese aveva mai chiesto l'aiuto dal MES, invece la Grecia l'aveva aiuto, la Grecia ha fatto una fine orribile, soprattutto molti bambini e persone anziane, quindi manco lei sapeva che cosa era il MES. Adesso dirà: ma noi non chiederemo mai il MES. Signora Meloni, signora, sveglia, lei è qua al governo adesso, tra 6 mesi non ci potrebbe più essere, magari dura per 5 anni, ma il nuovo governo si dovesse chiedere, quindi lei non può dire non lo chiederemo mai, ma lei non è che poi diventerà un dittatore da vita natural durante, arriverà sempre un governo che potrà chiedere aiuto al MES. Quindi lei è consapevole che tutto ciò che ha detto in campagna elettorale non sta mantenendo nulla, ma soprattutto sono consapevoli i suoi elettori, tornando a monte o a bomba, imparate a leggere quello che c'è tra le righe. Tutti voi imparate a essere critici. Quando strombazzano l'arresto di un boss che doveva già essere in galera 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, qualcosa c'è sotto. Allora, l'arresto di Totò Riina è avvenuto dopo poco dalla strage di Falcone Borsellino e lì è stato fermato in mezzo alla strada. Sono intervenuti reparti operativi dell'arma, altri nuclei lo hanno arrestato.
ieri si sono recati alla clinica, sono entrati dentro e l'hanno portato via, punto. E poi ricordatevi della trasmissione dei Giletti. Ora, non facciamoci prendere in giro dai giornali, ma soprattutto attenzione a non farci prendere neanche in giro da chi fa informazione. Allora, causa caduta di linea, la diretta si è interrotta, ma comunque avevo già finito di dire le mie considerazioni. Vi saluto e vi aspetto domani mattina alle ore 8:30 con Massimo Mazzucco, per il punto di vista di Massimo Mazzucco. Ciao, buona giornata.